Farmaci orfani sono una sfida che riguarda tutti i paesi. In Italia si sta lavorando da tempo sul tema e soprattutto ha molto investito e lavorato la senatrice Paola Taverna, che oggi abbiamo avuto il piacere di intervistare durante la presentazione dei dati del secondo rapporto OSFOR dell'Osservatorio Farmaci Orfani. Senatrice Taverna, come il nuovo governo affronterà il problema, la problematica delle malattie rare dei farmaci orfani? Le novità oggi le ascolteremo in questa giornata dove viene presentato il secondo rapporto annuale dell'ASFOR. Il nostro è stato sempre un impegno per i farmaci orfani e per le malattie rare. Sappiamo che è stata introdotta la possibilità per le case farmaceutiche che investono in farmaci orfani di vedersi esentate dal pagamento del payback, mentre per quello che riguarda la ricerca e la speranza di trovare nuovi trattamenti per le malattie rare, siamo ancora impegnati sugli screening che sono per noi il metodo principe per prevenire poi difficoltà che nascono proprio da determinate patologie. Quindi ci stiamo impegnando, siamo in legge di stabilità, speriamo di vedere degli ottimi risultati. Questo è il mio impegno e credo che sarà premiato anche questa volta.